Salve a tutti e benvenuti a OptTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo di retinoscopia MEM, che è una delle retinoscopie dinamiche di maggior utilizzo. Il suo sviluppo è solitamente attribuito ad Innes, il quale attraverso numerose pubblicazioni ne mostrò i risultati e i vantaggi rispetto alle altre retinoscopie dinamiche. L'acronimo MEM sta per Monocular Estimation Method, ovvero metodo di valutazione monoculare. Infatti la MEM viene eseguita monocularmente mentre l'esaminato è impegnato in un'attività cognitiva binocularmente. Lo scopo quindi della MEM è quello di valutare il lag accomodativo, l'accettazione di positivo e, se è il caso, di procedere con delle sessioni di visual training per migliorare l'efficienza del sistema visivo. La MEM viene eseguita a distanza abituale di lettura o di revip e il target impiegato è la Pierce MEM Card, che è un cartoncino forato posto sulla testina del retinoscopio. Durante l'esecuzione l'esaminatore si pone frontalmente all'esaminato e esamina un occhio alla volta in maniera alternata, quindi ad esempio esamina prima il destro e poi il sinistro, mentre, come dicevo prima, l'esaminato è impegnato cognitivamente mentre in condizioni binoculari. L'esaminatore valuta il riflesso retinico in movimento, colore, brillantezza e prova a neutralizzarlo con delle lenti sferiche, le lenti di prova, senza l'ausilio del foroptero, affinché si possa lasciare libera la visione periferica e si possano notare eventuali atteggiamenti visoposturali dell'esaminato. La lente viene tenuta per un tempo brevissimo davanti all'occhio dell'esaminato e la valutazione con la lente è monoculare, ovviamente. E la lente viene tenuta per un tempo di 2 secondi o anche meno, diciamo giusto il necessario per vedere se il riflesso è stato neutralizzato oppure no. I risultati della MEM hanno praticamente l'expected per un lag fra più 0,50 e più 0,75. Poi, per valori di lag superiore ad una diottria, abbiamo solitamente uno scompenso accomodazione-emergenza tipico di individui con orientamento flight, invece per valori che mostrano dei lead, abbiamo solitamente degli eccessi accomodativi oppure delle miopie incipienti tipiche di individui con un atteggiamento fight invece. La MEM, fra tutte le retinoscopie, ha il vantaggio di essere quella più precisa in assoluto, perché l'unica variabile da utilizzare, da considerare, è il tempo di anteposizione della lente, in quanto ovviamente se viene tenuta più di 2-3 secondi ovviamente va a indurre delle variazioni accomodative, per quel motivo viene tenuta meno di 2 secondi, o meglio deve essere tenuta meno di 2 secondi. Inoltre la MEM consente di valutare il sistema visivo durante l'attività cognitiva meglio rispetto alla buca retinoscopy, perché consente, diciamo, grazie alla Pierce MEM Card, quindi a quel cartoncino forato, di avere un'apertura palpebrale costante e anche la direzione di sguardo è costante e quindi, diciamo, risulta molto più precisa rispetto alla book. Inoltre i risultati della MEM risultano leggermente più positivi solitamente rispetto a quelli della book. Dunque, per il video sulla MEM retinoscopy, o sulla retinoscopia MEM, è tutto. Noi ci vediamo al prossimo opto video. Bella opto style.